degli highlights, gara 1, campionato italiano Super GT3 e GT3 sul circuito di Misano, l'ottimo spunto in partenza della BMW, leader delle qualifiche con Alberto Cerqui, subito l'ottima partenza anche di Mirko Bortolotti che si piazza in seconda posizione e poi va a prendere il comando della gara. Tra l'altro qui non me ne ero accorto in diretta, è stato toccato addirittura Alberto Cerqui, ecco, da Bortolotti. Questo è il motivo per cui ha perso due posizioni, e anche perché poi abbiamo visto la parte posteriore sinistra della sua BMW danneggiata a livello dei deflettori. Quindi un contatto al via, queste sono le inquadrature per Postiglione che ha condotto il primo stint di gara, l'equipaggio anche di Civer e Leo che si comporta molto bene fino a chiudere in seconda posizione nella GT3 alle spalle di Gagliardini e di Postiglione, e questa invece è la vettura di Comandini che va a conquistare poi la vittoria seguita appunto da Mühl. Questo è il momento della foratura, il colpo di scena era infatti il leader Mirko Venturi fino a quando la foratura lo ha tolto di scena, peccato, e questo è il momento dell'arrivo con Comandini, Mühl e Sini in terza posizione davanti all'Audi di Albuquerque, poi Gagliardini primo del GT3 e poi Francesca Linossi che quindi si piazza nella top 5 per quanto riguarda le Super GT3. Rivediamo gli highlights di gara 2 del campionato italiano Super GT3 e GT3 con l'avvio dalla pole position di Felipe Albuquerque con l'Audi, la seconda posizione di Daniel Mancinelli con la Ferrari del team Easy Race e poi la terza posizione di Mirko Venturi con la Ferrari 488 del team Black Bull Swiss Racing. La gara offre tanti colpi di scena, vediamo in difficoltà la BMW che ieri ha conquistato la prima storica vittoria e che poi andrà a chiudere soltanto in dodicesima posizione assoluta, subisce purtroppo tanti sorpassi. Vediamo un Daniele Mancinelli protagonista delle prime fasi, mentre vediamo poi la sosta ai box con le penalità importanti, quella per l'Audi, 30 secondi era infatti al comando, e rientra invece in posizione di rincalzo. Qui abbiamo l'uscita di Frassinetti che dopo aver perso la vittoria perché perso 12 secondi. Frassinetti che aveva appena rilevato il volante da Gattuso, l'ottima prestazione di Russo e Zonzini, con Zonzini che aveva siglato la pole della GT3 che andrà a conquistare la vittoria. E poi, come sottolineava il nostro direttore di Autosprint Alberto Sabatini, non poteva vincere a Misano se non una vettura con il numero 46, che è quella di uno scatenato Stefano Gai con Mirko Venturi, un equipaggio davvero ben assortito. Vediamo Stefano Gai.